celebriamo oggi la conversione dell'Apostolo Paolo, che segna una pietra miliare nella storia della Chiesa, perché ha inciso notevolmente nello sviluppo della dottrina e della prassi della Chiesa, sempre sotto la guida dello Spirito, perché lo Spirito è che guida la sua Chiesa, la Chiesa di Gesù. Paolo viene folgorato dalla luce di Dio, cade da cavallo, è buttato per terra e la sua vita cambia. Cambia radicalmente, si è incontrato con Gesù. Fratelli e sorelle, noi forse ci siamo incontrati con Gesù, ma la nostra vita non è cambiata. Vuol dire che questo impatto con Gesù è stato superficiale, tangenziale, non in profondità. Eppure Gesù, con la sua grazia, entra dentro di noi. Forse noi non offriamo a Lui la disponibilità della mente e del cuore, perché Egli sia la verità nostra, perché Egli sia l'amore nostro. Paolo fu cambiato. La luce di Cristo vinse le sue tenebre ed egli lo riconobbe. Gesù gli disse: io sono colui che tu perseguiti. La luce della verità entrò nel suo cuore e nella sua vita e accese l'amore, un amore immenso, un amore che lo portò per tutto il mondo, un amore veemente a Cristo Gesù. Nessuna creatura, né in cielo né in terra, potrà separarmi dall'amore che è in Cristo Gesù. L'amore per gli uomini che lo portò ad affrontare tutti i disagi della vita, tutte le peripezie, gli affronti, le persecuzioni, la morte. Ecco l'effetto dell'incontro con Cristo. C'è questo cambiamento totale della vita e questo innesto di luce e di amore, questo innesto della verità e della carità di Cristo. Questa mattina noi vogliamo riscuotere dentro il nostro cuore questa fede sopita che pure abbiamo ricevuto nell'incontro sacramentale con Cristo, nel Santo Battesimo, che continuamente riceviamo negli altri incontri sacramentali, ma che non penetrano nella nostra vita e non determinano ancora un cambiamento di vita. Vogliamo chiedere che l'amore di Cristo che trasformi la nostra vita e non siamo più quei cristiani tiepidi, insignificanti, non incisivi, che non fanno né bene né male, che non sono determinanti nella storia della vita. Chiediamo al Signore questo risveglio della fede, questo risveglio dell'amore, questo risveglio dell'organismo spirituale che è dentro di noi. Anche noi ci siamo incontrati con Cristo, ma il cambiamento non è avvenuto. Chiediamo al Signore questa mattina di cambiare, perché il cristiano che non si trasforma all'azione della grazia
che offre sempre resistenza a Dio è un cristiano che rischia di essere scoria d'argento, come dice il profeta Geremia. Chiediamo al Signore questo risveglio stamattina e gridiamo a Lui: Signore, la tua luce è sfolgorante, penetri questa mattina anche dentro di noi. Signore, vogliamo cadere ai tuoi piedi, vogliamo ricordare il santo battesimo che ha segnato per noi la nuova nascita. Signore, noi siamo disponibili a te, perché tu ti servi di noi, ma convertici, oh Signore, cambiaci, oh Signore, trasformaci, oh Signore. Per questo noi ti preghiamo e invochiamo il tuo Santo Spirito, perché scendi in abbondanza dentro di noi. Vieni, oh Spirito di Dio, vieni, oh Spirito dall'alto, investe la nostra mente, il nostro cuore, trasformaci, Spirito di santità. Signore,
se non cadrai da cavallo non ti potrai rialzare. Devi cadere, devi smontare, devi toccare la terra e poi ti alzerai. Ecco la mia luce ti investe, cadi per terra, io adoro il tuo Signore. Lasciati prendere per mano e condurre in città. Là ti sarà detto quello che dovrai fare. Lasciati condurre in città. Là ti sarà detto quello che dovrai fare. Lasciati illuminare da me. Cadi per terra. Io sono il tuo Signore che ti perseguita. Ho bussato tante volte alla tua porta. Non mi hai dato ascolto. La mia luce ti folgora questa mattina. Cadi boccone per terra e lasciati condurre. Ci sarà qualcuno che ti dirà quello che devi fare. Io ti aspetto. E per te che ascolti. E adesso, fratelli e sorelle, lasciamoci lavare dal Signore. L'acqua pura, l'acqua dello Spirito, ci lavi dei nostri peccati. Le bende dei nostri occhi cadano, perché la luce di Dio rifulga dentro di noi. Lasciamoci lavare dalle nostre sussure, dalle nostre infermità, dalle nostre malattie spirituali. Lasciamoci lavare la mente, il cuore, l'anima e i sensi, perché possiamo offrire a Dio un sacrificio di lode, perché possiamo con Lui riprendere il cammino verso i traguardi che Dio ci dà. O Dio, eterno e onnipotente, che hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevesse il dono della vita eterna, benedici quest'acqua, perché diventi segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnovi noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Amen. Benedici, Signore, questo sale. Tu ordinasti al profeta Eliseo di mettere nell'acqua il sale, perché venisse risanata la serietà dell'acqua. Degno tu, Signore, per questo doppio segno di purificazione, di preservarci da ogni attacco del nemico e custodiscici con la presenza del tuo Santo Spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
Signore, ti abbiamo chiesto incanto, accoglici, convertici, la tua grazia trionfi su di me. Ascolta, Signore, il nostro gemito. Senza la tua grazia noi offriremo sempre resistenza, ma la tua grazia deve piegarci. Ti chiediamo, Signore, che questo giorno non scorra in vano, come tanti altri giorni in cui tu ci hai chiamato e abbiamo offerto resistenza a te. Signore, vogliamo cadere ai tuoi piedi questa mattina. Vogliamo cadere ai tuoi piedi. La tua luce sia così sfolgorante da accecarci. Paolo stette 3 giorni senza vedere. Fu così abbacinato da questa luce potente che perdette la vista per 3 giorni. 3 bende, ossia una triplice benda, era su ogni occhio, e le bende caddero quando fu battezzato. Signore, che queste bende cadano dai nostri occhi, che noi vediamo la tua luce, nella tua luce vediamo il tuo volto, ti possiamo riconoscere, Signore. Riconoscere, Signore, della nostra vita, e possiamo seguirti per le vie che tu ci indicherai. Signore, tocca il nostro cuore. C'è una parola del profeta Ezechiele dove si parla degli idoli del cuore. Finché voi trattenete gli idoli nel cuore, nel vostro cuore non c'è posto per me, perché io non abito con gli idoli nel cuore. Abbattete gli idoli che sono dentro il vostro cuore ed io abiterò dentro di voi. Cadano questi idoli, questa parola vi dice il Signore. Riferisci pertanto al popolo di Israele, dice il Signore Dio, convertitevi, abbandonate i vostri idoli e distogliete la faccia da tutte le vostre immondezze, perché a qualunque israelita e a qualunque straniero abitante in Israele che si allontana da me e innalza nel suo cuore i suoi idoli e rivolge lo sguardo all'occasione della propria iniquità e poi viene da me per consultarmi, risponderò io il Signore da me stesso. Signore, tu guardi il cuore, tu vuoi entrare nel mio cuore, ma tu resti alla soglia del mio cuore, non vuoi entrare. Lo dico a molti di voi, non dite questa parola per altri perché io sono a posto, no, e per molti di voi io resto alla soglia e busso, non è sufficiente aprirmi e dire entra, togli gli idoli che sono nel tuo cuore. Liberati dagli idoli della superbia, dall'egoismo, dall'invidia, dalla lussuria, dalla gola, dai desideri smodati, dagli attaccamenti al denaro. Liberati dall'idolo centrale che sei tu stesso. Abbatti il tuo io. Soltanto Dopo, io entrerò nel tuo cuore e siederò sul mio trono.
e ti inviterò a nozze e cenerò con te e la tua vita sarà cambiata. Queste cose ti dice il Signore, e lo dice non a uno soltanto, ma a molti, perché molti abbiamo gli idoli nel cuore e non ce ne accorgiamo. Abbattiamo gli idoli del cuore e la luce di Dio scenderà dentro di noi. L'amore di Dio sarà la nostra guida e allora cammineremo con Lui, faremo cose meravigliose come Paolo Apostolo. Signore mio Dio, stendi la tua mano su di noi, purificaci, liberaci dagli idoli che sono dentro il nostro cuore e noi rivivremo. O Signore, sgorgata l'acqua viva dal tuo Tempio Santo, purifica il mio cuore da tutti gli idoli, da tutto ciò che è spazzatura, e fa che nel mio cuore ci sia questo trono per te, dove tu potrai sedere, Signore. E adesso, fratelli e sorelle, chiediamo al Signore ancora una volta la purificazione del nostro cuore. Chiediamo al Signore una benedizione particolare perché possiamo camminare con Lui. O Padre, che dall'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva. O Cristo Gesù, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita. O Spirito Santo, che dalle acque del battesimo ci fai riemergere come primizia dell'umanità nuova. O Dio, che raduni la tua Chiesa, sposa il corpo del Signore, benedici questo popolo che ha visto la tua luce, credi in te e vuole camminare dietro di te. Ravviva in questo popolo, per mezzo di quest'acqua benedetta, la grazia del battesimo, perché illuminati da te, mossi da te, possiamo proseguire il cammino verso la Patria Celeste. Te lo domandiamo per Cristo, nostro Signore. Adesso, fratelli e sorelle, dobbiamo cantare il Gloria, ma questo Gloria significa che tutto l'essere nostro glorifica il Signore, perché il Signore è entrato nella nostra vita. Non può recitare gloria, cantare gloria a Dio, che non ha Dio dentro di sé, perché è lo Spirito del Signore Gesù che canta in noi. E allora con gli angeli, con i santi che sono attorno all'altare, cantiamo al Signore della vita, al Padre, al Figlio e allo Spirito. Thank you.
chiediamo al Signore che cade il velo dai nostri occhi. E finché questo velo non cadrà, con una conversione profonda, noi non capiremo nulla. La stessa parola di Dio non avrà senso per noi. La celebrazione che stiamo conducendo sarà soltanto un rito. Chiediamo al Signore che cada questo velo. Gli antichi ebrei avevano il velo e non vedevano quando si leggevano le scritture che annunziavano Cristo. Non vedevano, la cecità era in loro. E soltanto nella conversione che il velo cade e noi vediamo il Signore. Come detto qui in 1 Corinti 3, quando ci sarà la conversione al Signore, quel velo sarà tolto. Il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. Noi siamo schiavi, siamo i prigionieri, non ci vediamo. Ma una volta che il velo è tolto, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore a cui abbiamo cantato, veniamo trasformati in Cristo Gesù, nella stessa immagine di Lui, e andremo di gloria in gloria secondo l'azione dello Spirito che è dentro di noi. Quando il Signore incomincia a cambiarci, incomincia a trasformarci, perché diventiamo come Lui. O Signore, ti chiediamo questa conversione profonda. Senza questa conversione profonda il velo non potrà cadere dai nostri occhi, non capiremo nulla e non potremo né cambiare né trasformarci secondo l'azione del tuo Spirito. O Paolo Apostolo, ti chiediamo di intercedere per noi, perché anche noi usciamo dalle tenebre e, toccati da Cristo Signore, possiamo seguirti nella via della conversione e della santità. E questo è che chiediamo al Signore. O Dio, che hai illuminato tutte le genti con la parola dell'Apostolo Paolo, concedi anche a noi, che oggi ricordiamo la sua conversione, di essere testimoni della tua verità e di camminare sempre nella via del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.